Stasera vorrei tornare a scrivere una letterina di Natale anch'io. A chi? Beh, all'unica categoria di persone che, da che mondo è mondo, non ha mai trovato una letterina di Natale sotto il piatto. I bambini. Proprio così, cari bambini. Ogni anno voi fate in bellissima calligrafia le migliori promesse e giurate che non direte più tante bugie, o almeno cercherete. Però mai che una bella letterina di Natale i grandi la scrivano a voi, promettendo di non tirare più tanti scapaccioni, di non avere più tante pretese. Ebbene, quest'anno una letterina di Natale ve la scrivo io, che vi prometto di seguitare a cantare sempre allo stesso modo, perché so che a voi piace così. E vi dedico questa canzoncina, mandandovi sulla punta delle dita, anzi no, soffiando nel palmo della mano, tanti affettuosi bacetti. Buon Natale, bambini. Ed eccovi la canzoncina, Ninna Nanna del Cavallino. Anche a Mina, che ha cantato per i suoi amici bambini. E vediamo un po' cosa c'è di regali sul nostro albero di Natale per i partecipanti allo spettacolo di stasera. Ah, ecco, per i distratti musicali tipo Marcello De Martino c'è un bel direttore d'orchestra, colto nel momento in cui si fa un nodo al pentagramma. Per Mina ci sono
delle brioche, nella speranza che dopo aver mangiato le brioche faccia meno di mangiarsi le parole.